Buonasera e benvenuti a questa puntata di Serie A Star Episodio 2. Anche stasera andremo a guardare i vari risultati della settimana più importanti del panorama internazionale e italiano nello specifico più tardi. Partiamo subito con quello che è successo il 22, quindi lunedì 22, con la Liga, con Celta Vigo Leganés 0-1, Valencia Las Palmas 2-4. E poi quello che è successo in realtà. Prendo il campionato, per esempio, in Grecia, che ancora un'altra partita è stata posticipata, quindi mi sembra che già la quinta, la sesta volta che succede dove squadre di Serie A vengono rinviate le partite. In Israele si è registrato il Maccabi Haifa che ha vinto contro il Napoli di Tel Aviv 1-0. Si registra la Coppa Italia di Lega Pro, il Villanova e Forlì 1-0 con due espulsi da parte del Forlì. Quindi in prima divisione messicana il Puebla ha pareggiato 2-2 col Club America, due espulsi anche qua, quindi una partita tranquilla, insomma, diciamo. In Portogallo il Braga arrivava 1-1, in realtà si registra in Svezia, quindi il Malmo che vince 4-1 sullo Jönköping. Quindi questa è una bella vittoria. In Svizzera, Zurigo Xmas 1-0, Galatasaray vince 1-0, quindi in Turchia. E in realtà è iniziata anche la Uzbekistan Cup, però vi evito i nomi perché sono impronunciabili. E comunque si passa a martedì 23, che in realtà ha avuto anche qui delle partite abbastanza interessanti, la qualificazione al girone di Champions League. L'Hapoel Beersheba, in realtà questa è per l'Europa League, no, per la Champions League, quindi scusate, Celtic 2-0, quindi passano gli israeliani, che è una bella squadra, io l'ho vista giocare, mi è piaciuta molto, a dire il vero. Legia Varsavia, Dundalak 1-1, Monaco, Villarreal 1-0, quindi il Plesen contro il Ludogorets 2-2, la Roma è stata eliminata dal Porto, quindi 0-3 con due espulsi, ho visto il fallo di De Rossi. Un'entrataccia da rosso diretto, però c'è qualcuno che dice no. Ma c'è stata anche in Africa la Champions League africana, quindi e anche quella la Confederations Cup dell'Africa, quindi dove il Mazembe, qualcuno se lo ricorderà nel 2011, mi sembra, dove partecipò poi perse con l'Inter in finale, vince 3-1. C'è anche la Coppa Argentina dove il Boca Juniors ha vinto 1-2 col Santa Marina. E in Asia la Champions League asiatica è partita, poi registriamo Corinthians vittoria 2-1 nella Serie A brasiliana. Si registra un po' di partite in realtà della Coupe de Ligue, quindi in Francia. L'Auxerre fa 2-0 allo Strasburgo, quindi poi le altre in realtà sono di serie di seconda e terza serie, quindi non le cito. In Coppa di Georgia la Lokomotiv Tbilisi ha vinto 1-0 sul Georgia, quindi una squadra abbastanza importante questa. Si è registrata in realtà anche un po' di partite, però ve le risparmio. Di club, il Dortmund vince 3-0 contro l'Escher e la Purnia strapazza il Compostela per 1-5, quindi varie amichevoli. Ci sono state anche la Molo Cup, penso che sia la Coppa di Repubblica Ceca. È partita anche la Primera del Sudafrica, il Cape Town City. Sta vincendo 2-0 col Polo Wanke. Il Cape Town City, in realtà, come l'Ajax Cape Town, sono due squadre satellite della suddetta squadra. Mandano i giovani, poi i migliori giovani li mandano all'Ajax, dove poi diventeranno i futuri calciatori di questa squadra. Una politica molto interessante, una specie di squadra riserva, credo che sia, perché queste squadre hanno un grande serbatoio in Africa di talenti. Qualche anno fa c'era Babangida, c'era molti altri, quindi sono usciti dei bei giocatori assolutamente. Poi, prima di partire col primo stacco, quindi musicale, direi di partire immediatamente con il mercoledì. Il mercoledì che ci ha registrato in realtà delle partite molto interessanti, anche qui per la Champions League. L'Hapoel ha pareggiato 1-1 con l'FC di Copenaghen, l'FK Rostov ha battuto l'AEK 4-1. Manchester City, Steaua Bucarest 1-0, Mönchengladbach e Young Boys 6-1, il Salisburgo perde ancora con la Dinamo di Zagabria, quindi che si qualifica per i gironi. C'è stata anche qui un po' di partite
della Champions League africana. È partita il Racing Club Olimpo 2-1 nella Coppa d'Argentina, le qualificazioni per la Coppa d'Asia, quindi per la Champions League asiatica. Si è giocata anche la Coppa di Croazia, che non ha un nome, qua si chiama Coppa e basta. Si registra un 8-1 in Estonia, giusto come un punteggio tennistico comunque. Coppa Italia di Lega Pro. Fano Albinese 1-1, Fondi Taranto 2-1, Lupa Roma Olbia 1-1, Vibonese Regina 1914 2-2. La Premier League del Kenya, quindi è iniziato questo campionato. Così per titolo gratuito, così titolo informativo. La Coppa di Messico, León Atlante 1-3, Puebla Cuastellaro 1-1, Toluca Lobos 4-0, Cruz Azul Leones 3-1. Le amichevoli internazionali sono le seguenti: Corea del Nord e Emirati Arabi Uniti 2-0, Uzbekistan Burkina Faso 1-0, Arabia Saudita Laos 4-0, Honduras Nicaragua 1-0. Poi, ancora qui, è partita la CONCACAF Champions League, quindi del centro e Nord America. Si registra il Pachuca, che è una squadra del Messico, ha vinto 3-0 con l'Espolis, che dovrebbe essere una squadra del Trinidad e Tobago, se non mi ricordo male. Poi ci sono state un po' di partite di qualificazione ancora. E ancora qui c'è stata, per esempio, la Coppa di Portogallo. E la Coppa di Romania, dove sono passati comunque ancora alle fasi, diciamo, embrionali, quindi sono le squadre di Serie C, Serie B del suddetto paese, così come in Russia, non si registrano squadre di Serie A, infatti lo sto guardando al momento. La Coppa Sudamericana in Sudafrica invece ci regala queste partite: il Banfield San Lorenzo 2-0 con il derby argentino, la Guaiara Emelec 4-2, Blooming Junior 0-2, Garcilaso Palestino 2-2. Anche qui c'è la Coppa di Svezia, c'era la Serie B Svizzera, ancora si è giocato un po' qui, e la Coppa di Venezuela, che in realtà anche qui non ci registra squadre della suddetta Serie A. Quindi direi di partire col primo stacco, poi torno con le partite di giovedì, e poi si va verso quello che è stato sabato, ieri, dove il Napoli ha vinto 4-2. Dove Milik ha iniziato a fare gol e molti già dicono che l'hanno sostituito nella mente a Higuaín, anche se ci credo poco. Comunque, stacco musicale, ci arriveremo con calma.